sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone. È rimasto leggermente ferito, ma ci sarebbero 3 morti. Purtroppo sembra che i 3 morti siano gli uomini della scorta del giudice Falcone. È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare. La questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Dottore Borsellino, un suo ricordo personale del dottor Falcone. Io proprio lo sapevo. Si sta facendo buio a Palermo. È quasi sera. La sera del 23 maggio 1992. Mi precipitai in ospedale. Quando io sono arrivato, Francesca Morvillo era ancora viva. Morì di lì a poco. E Paolo Borsellino era assolutamente sconvolto. Insieme andammo nella camera mortuaria dove c'erano i cadaveri degli agenti della scorta di Falcone. In quei momenti non ragioni, c'avevo dentro una rabbia, un dolore, dei sentimenti per cui battevo i pugni contro il muro, dicevo assassini, assassini vigliacchi. E lì incrociai Borsellino che mi fece capire che non c'era nulla da fare. Era un cadavere Borsellino, era bianco come la carta, era chissà da quanto non mangiava e chissà quante sigarette aveva fumato. E poi cominciò l'ultima stagione di Paolo Borsellino. Il 24 maggio 1992 la città di Palermo rende omaggio al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta. L'atrio del tribunale dove è stata allestita la camera ardente è ricolmo di persone e le bare sono portate a spalla dai colleghi e dagli amici. C'era una Palermo che io non avevo mai visto, che finalmente diventava visibile e che era rimasta orfana. Era rimasta orfana dei suoi dei padri fondatori di una nuova stagione possibile della storia. E che quindi esprimeva tutto il suo dolore per questo e tutta la sua rabbia, perché qualcuno non li aveva protetti come doveva proteggerli. E che chiedeva che quella stagione non si chiudesse definitivamente. Tra la folla c'è anche il giudice Paolo Borsellino, ma è come se fosse solo. E lui era in silenzio, preso ovviamente dalla grande disperazione umana per la morte di Falcone e di Francesca Morvillo, e immagino preso anche dai tanti pensieri su chi e perché avesse potuto organizzare ed eseguire la strage di Capaci. Paolo era sempre molto affettuoso, anche in momenti difficili di solito era affettuoso. Se lei vede lo sguardo di Paolo, era completamente assente, mi abbraccia ma non mi guardava, ma guardava fisso in un punto. In quel momento Paolo Borsellino si rivolse a noi, indicando
con il gesto della mano quelle bare, disse: c'è bene che sappiate che questo è il futuro che ci aspetta. Voi siete giovani, avete il diritto di scegliere se restare oppure no. Io devo restare. Lunedì 25, nella chiesa di San Domenico, si svolgono i funerali. Palermo è sconvolta, come schiacciata da una cappa di angoscia, rabbia e commozione. Pioveva forte quel giorno, pioveva fortissimo. E io e Peppe D'Avanzo siamo stati sotto l'acqua ad aspettarlo. È stato l'ultimo a uscire dalla chiesa. Poi abbiamo saputo che si era confessato. Io non lo sapevo che si era confessato. L'abbiamo aspettato, lui è uscito dalla chiesa. Solo, si guardava intorno per cercare la scorta che non trovava, gli siamo andati incontro, l'abbiamo salutato, non gli abbiamo chiesto niente, siamo stati con lui pochi secondi, poi è arrivata la scorta, che è la sua scorta, se l'è portato via. Paolo Borsellino ha perso colui che considerava il suo scudo contro il male. La paura per quello che può accadere adesso si confonde con la necessità di capire. La sua mente va indietro nel tempo, ad inseguire una vita di ricordi che cominciano nei vicoli della calza, il ventre di Palermo. Era un quartiere che racchiudeva l'anima vera di Palermo e lui raccontava come da bambino, lungo le stradine, i vicoli di quel quartiere, aveva opportunità di incontrare e di frequentare ragazzini della sua età per bene, ma anche figli di boss, figli di mafiosi, quindi criminali, contrabbandieri. È qui che Paolo Borsellino vive i suoi primi anni. Un'infanzia in un quartiere difficile, nel pieno degli anni 50. Sognando il futuro insieme ad amici come Giovanni Falcone. Io ho sempre avuto, sin dal ragazzo, una grossa ammirazione verso Giovanni. Entrammo in magistratura assieme perché il suo concorso durò più a lungo del mio, cosicché appena laureati i nostri due concorsi finirono assieme. Forse io diedi addirittura gli orali del concorso prima di lui. Facemmo il tirocino assieme a Palermo, poi fummo destinati a sedi diverse. La scelta di diventare magistrato avviene quando non ha ancora 22 anni. Negli anni 60, mentre Falcone è a Lentini, Borsellino lavora al Tribunale di Enna e poi come pretore a Mazara del Vallo e a Monreale, dove conosce il capitano Emanuele Basile. Emanuele Basile era un capitano dei Carabinieri all'antica, nel senso che era il comandante della compagnia di Monreale, aveva territorio per competenza una zona particolarmente interessante per la mafia, perché era quella mafia al confine tra Palermo e la provincia che si stava spostando tutta dalla mafia di Palermo alla mafia dei Corleonesi. Attraverso le indagini di Basile, Paolo Borsellino entra per la prima volta in contatto con il fenomeno mafioso. È nel 1975 che torna a Palermo, portando con sé la moglie Agnese e i tre figli,
Lucia, Manfredi e Fiammetta. Il suo incarico è quello di giudice istruttore, affidato a Rocco Chinnici, il suo mentore. Rocco Chinnici era stato il magistrato che aveva incarnato la figura paterna che a Paolo Borsellino era venuto a mancare da giovane. È qui che Borsellino ritrova, pochi anni dopo, anche l'amico Giovanni Falcone. A Palermo le loro vite tornano a intrecciarsi e il loro destino umano e professionale si salda. La Palermo degli anni Ottanta è una Palermo che viene da un ventennio presenza della mafia, con la quale Palermo aveva convissuto. C'erano stati dei grandi processi negli anni 70, negli anni 60, che però si erano conclusi con assoluzioni per insufficienza di prove. Sono gli anni dell'escalation criminale che porta i corleonesi a conquistare il potere mafioso, uccidendo non solo i boss rivali, ma anche uomini delle istituzioni. Subito dopo l'omicidio del dottor Boris Giuliano, si unirono le indagini che aveva fatto la polizia, che aveva fatto Boris Giuliano giù a Palermo, con quelle che stava facendo Basile su a Monreale. L'hanno ammazzato in mezzo alla folla, mentre nella cittadina normanna erano in corso i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Tornava a casa con la moglie e teneva in braccio la sua unica figlioletta di 4 anni. È caduto sul selciato stringendola in un ultimo abbraccio, tingendo di rosso con il suo sangue l'abito della piccina. Anche il capitano Basile entra nel triste elenco dei delitti eccellenti. È il 4 maggio 1980. Sono stato su a Monreale a cercare di capire cos'era successo. Il cadavere del capitano non c'era più, sono sceso all'ospedale civico. Ho visto questo uomo appoggiato con le spalle al muro che piangeva e mi ha detto che era il giudice Borsellino. Io l'ho conosciuto quella sera. Quella notte cambiò per sempre la vita del giudice Borsellino, perché Borsellino fu il primo magistrato siciliano a cui assegnarono un'auto blindata. Quella sera Borsellino comincia a fare i conti con la ferocia di Cosa Nostra, con una vita blindata e soprattutto con la morte degli amici. Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Il 28 maggio, pochi giorni dopo la morte di Falcone, Borsellino racconta il suo stato d'animo e manifesta la volontà di indagare sull'omicidio dell'amico. Io ho avuto modo di incontrarlo alla presentazione del libro di Pino Arlacchi, che avvenne pochi giorni dopo la strage di Capaci. E lui fece un discorso dove si capiva perfettamente che lui avrebbe voluto guidare le indagini, non poteva, continuava a dire devo riferire alcune cose alla magistratura inquirente, ma la magistratura inquirente in 2 mesi non l'ha mai convocato. In questi giorni ho cercato di parlare quanto più possibile di Giovanni Falcone. L'ho fatto soprattutto per un atto di amore, ma l'ho fatto anche perché ritengo che sia assolutamente necessario parlarne. In quell'occasione si discute anche della nascente superprocura voluta da Falcone e della riapertura dei termini per il ruolo di procuratore nazionale antimafia, per il quale il magistrato ucciso si era candidato. Molti magistrati non si erano candidati perché era candidato Falcone, quindi per rispetto nei suoi confronti. Non essendoci più Falcone, era naturale che questa opportunità venisse consentita anche ad altri candidati. Quando durante la presentazione di questo libro si passa alle domande del pubblico, io mi alzo e gli dico scusi, ma se Martelli ottenesse la riapertura dei termini, se il CSM concedesse la riapertura dei termini chiesta dal ministro,
lei la presenterebbe la domanda per la superprocura, ufficio al quale lui era stato contrario, perché era l'unico modo per provare a mettere le mani sulle indagini su Capace, evidentemente da parte sua. E lui mi rispose testualmente: le rispondo con tre parole, li faccia riaprire. In realtà pensavo a Borsellino, come del resto ci pensava anche Scotti, che secondo me però commise un po' un'imprudenza quando fece esplicitamente il nome di Borsellino. Vincenzo Scotti, che era seduto al suo fianco, immediatamente prende la palla al balzo e dice: come no, certo che devono essere riaperti i termini, certo che Borsellino deve essere nominato procuratore nazionale antimafia, è il nostro candidato. Ora, se c'era un modo per non far riaprire i termini e non far eleggere Borsellino alla superprocura, era quello. Era già esposto di suo, perché era il candidato naturale. Dopo Falcone chi? Borsellino, no? Borsellino capisce in un attimo di essere entrato in un gioco che l'avrebbe stritolato, come aveva già stritolato Falcone. Torna a casa la sera, scrive una lettera a Scotti, dice: grazie tanto, ma io non posso accettare questa cosa. Nel mese di giugno, Palermo commemora la morte di Falcone, prima con una veglia e poi con una fiaccolata. Anche Paolo Borsellino sfila per le strade piene di gente. La città impaurita sembra stringersi attorno al magistrato, che appare come l'ultimo sopravvissuto di una stagione di guerra. Borsellino partecipa a incontri e occasioni pubbliche, si fa vedere in televisione, vuole onorare la memoria dell'amico, quasi prendendone il testimone, e soprattutto far capire che ha molto da raccontare su quella stagione. Beh, il messaggio principale è quello che tutto questo dà un senso accettabile alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta, perché è chiaro che per questi ragazzi, e spero per gli strati più larghi della popolazione, Falcone è ancora vivo. 92 è un anno strategico, è un anno terribile, perché a sud c'è la mafia, a nord c'è Tangentopoli. È un Parlamento delegittimato, un Parlamento debolissimo. Quello è il momento in cui i ministri e i deputati si dimettono a ogni avviso di garanzia che gli arriva. Insomma, è un momento di grande rivoluzione. Il dies a quo della stagione stragista è il gennaio del 1992, quando la Cassazione conferma definitivamente le condanne del maxi processo. E inizia la stagione stragista che persegue l'obiettivo di mettere in ginocchio lo Stato. Uccidere Falcone era relativamente facile, a Roma avrebbero potuto farlo con grande tranquillità, invece decidono di farlo a Palermo, in autostrada, con un metodo che è proprio di terrorismo puro, dando a quell'evento un significato che va al di là dell'uccisione di Falcone. Tant'è che poi, subito dopo, il Parlamento, che stava nell'impasse per eleggere il Presidente della Repubblica, improvvisamente trova l'unità necessaria per eleggere il Presidente Scalfaro con un'altissima percentuale di voti. Quindi la valenza politica è nelle cose, e Borsellino questo non poteva sfuggire. Giovanni Falcone è stato ucciso in esecuzione di una vecchia sentenza di morte, nel momento in cui rischiava proprio di diventare più pericoloso, in quanto erano a portata di mano, non dico delle sue aspirazioni, ma del suo futuro, la nomina a procuratore nazionale o addirittura ad una carica governativa. Per Paolo Borsellino è iniziata una corsa contro il tempo. A un mese dai fatti di Capaci ha cominciato già a mettere in fila i pezzi del mosaico e capisce che dopo Falcone il prossimo obiettivo non può che essere lui.
Lo scrupolo di Paolo Borsellino in quei giorni era proteggere le persone che lavoravano con lui. Cercava il più possibile di tenerli a distanza. Non voleva che le persone a lui vicine potessero correre il rischio di essere coinvolte in un attentato contro di lui, che lui aveva benissimo chiaro che sarebbe accaduto o che quantomeno era in preparazione. E proprio grazie soprattutto all'opera di Falcone il livello di conoscenze sul fenomeno mafioso è incommensurabilmente più grande di quanto non fosse 10 o 15 anni fa. Ma la mafia, cosa nostra, è più forte di prima. E proprio perché questo enorme livello di conoscenze non si è tradotto e non si traduce, a parte la vicenda del maxi processo, nei risultati giudiziari che questo livello di conoscenze deve dare. Mi auguro che questo assolutamente non avvenga, non tanto perché io continui ad avere, dopo la morte di Falcone, almeno in questo momento non ce l'ho, quell'entusiasmo che avevo prima, perché almeno questo entusiasmo quantomeno venga sostituito da una voglia di lavoro alimentata dalla rabbia. L'entusiasmo e la passione sono stati per anni il filo conduttore della vita di Paolo Borsellino. Sin da quando nei primi anni Ottanta aveva cominciato a condividere con Giovanni Falcone le lunghe giornate di lavoro e la conoscenza di quella mafia che stava avvolgendo la Sicilia. Due giudici come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in una città come Palermo e in un palazzo di giustizia come quello di Palermo davano l'impressione di essere due marziani catapultati da un'astronave in una città e in un mondo, quello della giustizia, che non aveva mai voluto fare i conti con la mafia. Una cappa minacciosa soffoca la città, ma non impedisce al giovane magistrato di sorridere e scherzare in un'intervista con l'amico e collega Giuseppe Di Lello. Voi avete seguito dei corsi di specializzazione sulla tecnica della banca? Nessun corso di specializzazione. Avete l'aiuto da parte? Siamo quasi tutti autodidatti. Con le difficoltà naturalmente che questo comporta, anche il rallentamento quindi delle vostre indagini. Io personalmente dalle prime indagini bancarie che ho fatto dovevo addirittura imparare che cos'era una distinta, perché non avevo fatto mai versamenti. Paolo Borsellino aveva un carattere molto estroverso. C'era lui e si vedeva, traspariva da ogni sua parola e comportamento quella sicilianità che era propria della sua terra, che gli aveva dato i natali. Paolo era un uomo di grande carisma, di incroabile fede cristiana, amante della vita, della famiglia. Giovanni invece era caratterialmente diverso, era un po' più riservato, quasi schivo. Le due avevano stili di vita abbastanza simili, come capacità di lavoro, come capacità di resistenza, solo che ovviamente poi ognuno si ricavava il proprio spazio familiare, ma erano abbastanza intercambiabili. Giovanni Falcone era un po' più schivo, a differenza di Paolo, che era invece un tipo scherzoso, gioviale, che era spinto da una grande umanità. Falcone e Borsellino sono gli uomini di punta del pool di Palermo, che sotto la guida di Chinnici comincia a imprimere un altro passo alla lotta alla mafia. Sono due le novità: che non si indaga sul singolo individuo o sul singolo delitto, ma si indaga su più persone, sulle famiglie,
si indaga sugli intrecci familiari e soprattutto si entra per la prima volta negli istituti bancari. Loro sono i primi che partono dalla consapevolezza che compito della magistratura è quello di combattere la mafia, non limitarsi ad essere equidistanti, ad indagare, qualcosa di più. Era, come dire, non è scritto da nessuna parte che i siciliani debbano convivere con la mafia. Ricordo che agli inizi degli anni Ottanta le persone normali non credevano nelle istituzioni. E non credevano nelle istituzioni perché le istituzioni, come Paolo Borsellino ripeteva, troppo spesso si presentavano col volto di personaggi impresentabili a Palermo e a Roma. Falcone, Borsellino e gli uomini del pool antimafia svolgono una funzione simbolica importantissima. Per la prima volta incarnano uno stato credibile. Il lavoro degli uomini del pool dà subito grandi risultati e scuote Palermo e il suo quieto vivere. Ma il 29 luglio 1983 la mafia uccide Rocco Chinnici. Anche Paolo Borsellino porterà sulle spalle la sua bara. A Chinnici succede Antonino Caponnetto, che rilancia il lavoro del pool, cementandone sintonia, attitudini e talenti. Borsellino era la presenza costante, era il punto di riferimento, perché Falcone si assentava più spesso, Borsellino un po' meno, ma perché? Perché aveva in mano la macchina. Quando non si riusciva a identificare una persona, l'ultima spiaggia era Borsellino e gli dicevano l'età, come veniva chiamato, un soprannome, e lui diceva questo è, e andava a pigliare la scheda con fotografia e tutto. Aveva una apertura mentale ed una conoscenza della gente palermitana che gli consentiva di leggere le grandi strategie della mafia. Possiamo in certi casi notare come alcuni gruppi mafiosi siano passati indenni mantenendo lo stesso potere attraverso le trasformazioni avute dall'attività criminale mafiosa e soprattutto quelle tre fondamentali trasformazioni, cioè la mafia che dei fondi agricoli, la mafia che si occupava principalmente dello sfruttamento dell'area edificabile e ora la mafia che produce la sostanza stupefacente e la smecce. I due giudici lavorano spesso fino a notte fonda. Le stanze blindate del bunkerino diventano il quartier generale di un modo nuovo di combattere la criminalità organizzata. Un avamposto di civiltà e di giustizia. Per un giovane come me e altri come me, varcare quella soglia era non solo varcare la soglia di un ufficio, era come varcare la soglia che ti portava in un altrove. L'Italia rassegnata, l'Italia d'allora della P2, della mafia invincibile, l'Italia della corruzione, c'era oltre quella soglia un gruppo di uomini che si era messo sulle spalle una mission che sembrava impossibile: applicare la legge in modo uguale per tutti, e applicando la legge non soltanto arrivare a arrestare i manovali e i capi della mafia militare, ma arrestare anche i colletti bianchi, i potenti intoccabili. Nel 1984 il pool antimafia arresta due degli uomini più importanti della Sicilia, i cugini Nino e Ignazio Salvo e poi Ciancimino. È un fatto epocale per la Palermo di allora. È come se la storia avesse fatto un giro, gli intoccabili non esistono più. Grazie alla collaborazione dei pentiti Buscetta e Contorno,
i magistrati del pool possono istruire il primo grande processo a Cosa Nostra. Ma per completare la propria sentenza ordinanza, i due giudici sono costretti a trasferirsi al carcere dell'Asinara, prelevati di nascosto durante la notte per ragioni di sicurezza. Con Borsellino in quelle settimane ci sono anche la moglie e i tre figli. Falcone, che non aveva figli, in quei giorni le mie assenze dalla Sinara si legò con un fortissimo rapporto ai miei figli e soprattutto al mio figlio maschio, allora ragazzino. Questi ricordi erano negli occhi di mio figlio quando è stato per quasi mezza giornata a piangere sulla sua bara. Quindi non c'è mai un momento di bel tempo nel barometro che segna la vita professionale e umana di questi giudici. E solo loro, con la forza della volontà, dei nervi e togliendo ore al sonno, riusciranno a scrivere quell'ordinanza di rinvio a giudizio che poi porterà finalmente all'istruzione del maxi processo. Quando fui chiamato a fare il giudice all'atto del maxi processo, Paolo, passando, mi vide confuso in mezzo a quelle carte e, ponendomi una mano sulla spalla, mi disse: ti aiuto io, e mi dette le sue agende dove c'erano i collegamenti con dichiarazioni dei pentiti, con rapporti di polizia, tutto quello che era utile, e per me fu un grande, grandissimo aiuto. Il maxi processo comincia il 10 febbraio 1986 e si chiude il 16 dicembre 1987 con una sentenza che porta 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere. Una vittoria costata sacrifici e amarezze, soprattutto per Paolo Borsellino, che nel frattempo ha lasciato Palermo. Per la sua esperienza accumulata in quegli anni all'ufficio istruzione dentro il pool di Falcone e Caponnetto, viene nominato procuratore capo a Marsala. Paolo Borsellino scavalca per diventare procuratore a Marsala un giudice più anziano di lui e che aveva più diritto di lui a occupare quell'incarico. C'è un provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che, per, potremmo dire, meriti antimafia, tra virgolette, decide di mandare Paolo Borsellino piuttosto che questo suo altro collega. Per la prima volta, in quell'occasione, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha premiato l'anzianità, ma il merito. Sulla terza pagina del Corriere esce un articolo a firma di Leonardo Sciascia titolato I professionisti dell'antimafia. Espressione questa, i professionisti dell'antimafia, che non è mai citata nell'articolo. Ne scoppia una polemica furibonda. Borsellino e Sciascia chiariranno in un celebre pranzo i loro punti di vista, ma la polemica pubblica ha indebolito ulteriormente l'immagine dei magistrati di Palermo. Il 25 giugno del 1992, alla biblioteca comunale Casa Professa, dirà: tutto è cominciato con quella polemica sui professionisti dell'antimafia. È passato un mese dalla strage di Capaci e alla biblioteca di Palermo, Casa Professa, si tiene un seminario per ricordare il giudice scomparso, con giuristi e giornalisti. Ma tutti aspettano soltanto lui, Paolo Borsellino. Tutti erano convinti che Paolo Borsellino, pur avendo in qualche modo annunciato che avrebbe partecipato, in realtà all'ultimo momento avrebbe dato buca.
Paolo Borsellino invece arrivò in ritardo, ma arrivò. Lui aveva capito da dove venivano i mandanti della strage di Capaci, come sapeva perfettamente che gli esecutori poi erano manovalanza mafiosa in senso stretto, ma lui sapeva che c'erano altri livelli dietro quel delitto. Prese il microfono quella sera e fece il discorso di un magistrato che non poteva dire in fondo quello che sapeva proprio perché era un magistrato. Ma siccome era un magistrato amico di Giovanni Falcone, non voleva tradire con il suo silenzio la memoria di Giovanni Falcone. Nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Forse Paolo Borsellino aveva creduto la favola che da una parte ci fosse lo Stato e dall'altra ci fosse la mafia. Forse aveva capito che dall'altra parte non c'era solo la mafia. C'era la mafia e c'era un pezzo dello Stato che gli si rivoltava contro. Quelli che Borsellino chiama Giuda sono coloro che, pur avendolo promesso, non hanno votato Falcone nell'elezione a capo dell'ufficio istruzione per il posto lasciato vacante dall'addio di Caponnetto. Quando Antonino Caponnetto va via, attraverso manovre che sono state ampiamente ricostruite, si impedisce che Giovanni Falcone diventi il capo dell'ufficio istruzione. Ma non basta. Subito dopo si smobilita il pool antimafia. Le inchieste tornano a essere disseminate tra tanti giudici come prima. È il periodo delle polemiche e dei veleni che spingono Borsellino a fare un'intervista appassionata e critica contro lo smembramento del pool antimafia. Ci siamo andati, io e Saverio, credo che ci siamo arrivati alle 3 alle 4 del pomeriggio di sabato. Tribunale deserto a Marsala ed era lui in piedi con la sigaretta che fumava. Gli abbiamo chiesto un'intervista e lui ci disse: ma mi volete consumare ridendo? E comincia a fare l'intervista. E la facciamo in piedi questa intervista. In una stanza enorme, lui in fondo a questa stanza. Ci rilascia un'intervista dirompente, il cui titolo era: stanno smantellando il pool antimafia di Palermo, stanno smantellando l'antimafia a Palermo. Si è constatato un allentamento della pressione dal punto di vista strettamente repressivo, per le note vicende tra l'altro che riguardano anche il Tribunale di Palermo, per le omissioni che continuano perduranti nel non volere, ad esempio in questa provincia, considerare qual è la importanza e la pericolosità del fenomeno e fronteggiarlo con adeguate forze di polizia. Cossiga, di fronte alla denuncia clamorosa di Paolo Borsellino, chiese l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma il CSM, invece di mandare ispettori a Palermo, sottopone Borsellino a procedimento disciplinare per quell'intervista tempestosa. Falcone si mobilita subito e scrive una lettera in difesa dell'amico e collega. Quando vennero chiamati al CSM, Giovanni coerentemente e correttamente
assunse la difesa di Paolo e assolutamente disse che Paolo aveva detto il bene, era stato corretto in quello che aveva detto. Il procedimento si chiuderà con un nulla di fatto, ma sono momenti di amarezza che guastano la nuova vita di Borsellino, che a Marsala si sta occupando della mafia trapanese e sta provando a cominciare una nuova vita. Borsellino, quando va a Marsala, non si aspetta assolutamente che è iniziata la stagione della smobilitazione del pool antimafia. Io credo che se avesse avuto questa consapevolezza probabilmente non sarebbe andato. Pensa di andare lì per proseguire anche in quella zona il lavoro che aveva iniziato a Palermo. La zona del Trapanese è strategica per capire Cosa Nostra. Una provincia che per la mafia somiglia ad una cassaforte, dove riciclare i soldi protetti da forti sodalizi con il mondo della massoneria. Noi a Marsala lavoravamo serenamente e liberamente, si sentiva meno la presenza del potere politico, però non era una procura tranquilla, anche perché Paolo a Marsala ha trovato esattamente la stessa mafia che aveva già conosciuto durante le indagini del maxi processo. E poi essere, come dire, una procura è tranquilla se chi la regge vuole essere tranquillo. Trapani è sempre stata una delle province a più alta densità mafiosa della Sicilia, della cosiddetta massomafia, della mafia imprenditrice. Infatti Borsellino, appena arriva a Marsala, subito comincia a fare indagini in quella direzione. Un territorio ad altissima densità mafiosa non tanto perché, come erroneamente talvolta si dice, le cosche mafiosi locali hanno dei collegamenti con le cosche palermitane, ma per la presenza, accertata presenza, come risulta peraltro dall'istruttore palermitane, delle famiglie di Cosa Nostra anche nel territorio di Marsala. A Marsala Borsellino è diverso, si sente più libero e dopo la stagione dei veleni palermitani sembra quasi rinascere. Per lui sono anni professionalmente importanti, vissuti con più leggerezza, anche se i pensieri, Paolo Borsellino, li porta sempre con sé. Quando gli prendeva il bisogno irrefrenabile di vedere i figli, perché poi di questo si trattava, o di passare una serata che non fosse con l'oppressione della scorta, perché per esempio, che ne so, il compleanno della figlia di Lucia, allora si andava un attimo a Palermo a fare gli auguri a Lucia e tornavamo indietro. Paolo aveva una energia vitale che comunicava, riusciva a non sacrificarla la famiglia, passava certe volte le notti a far ripetere ai figli le materie per l'università, no? Nonostante spesso andasse a dormire a casa a Palermo, la mattina alle 8 era qua con una vitalità e un entusiasmo sempre pronto a ricominciare. Io credo che Marsala probabilmente sia stata un'isola felice nella sua vita. Borsellino torna a Palermo nel 1991 nel ruolo di procuratore aggiunto al posto di Falcone, che si è trasferito a Roma per lavorare con il ministro della giustizia Martelli alla direzione degli affari penali. Si andò da Marsala un pomeriggio alle 3, chiuse proprio a chiave la sua stanza, mi consegnò le chiavi e se ne andò dandomi le spalle senza neanche salutarmi. Io l'ho sempre interpretata come, sai, quelle persone che sono molto legate a persone e luoghi e preferiscono andarsene senza perdere troppo tempo. Poi era anche contento di andare a Palermo, tornare nella sua città, nella sua famiglia, ritornare a fare le indagini a Palermo. In quei mesi sulla scrivania di Borsellino arrivano i dossier più importanti, come quello su mafia e appalti, che svela i legami economici di Cosa Nostra con importanti aziende del nord Italia. Poi, nel 1992, tutto precipita. Il 12 marzo c'è l'omicidio di Salvo Lima. Il 23 maggio, la strage di Capaci.
Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada che collega Palermo. Con la morte di Falcone cresce la consapevolezza del pericolo e il giudice cerca soprattutto di proteggere i familiari e chi gli è attorno. Una delle cose più tenere e drammatiche insieme, se vogliamo, di quei 57 giorni l'hanno raccontato i ragazzi Lucia, Manfredi e Fiammetta. Il padre quasi tendeva ad allontanarli da sé. Ha confessato durante quei giorni a un sacerdote amico che si sentiva in colpa per questo, ma voleva inconsciamente preparare i suoi ragazzi all'eventualità di un attentato nei suoi confronti e quindi alla fine della sua vita. Mi sono illuso di avere assicurato ai miei figli, correndo ovviamente un rischio calcolato, un'esistenza quantomeno per loro pressoché normale. Non la penso più così dopo la strage che ha ucciso Falcone, sua moglie, gli uomini di scorta, perché alcune reazioni che ho avuto all'interno della famiglia e nei miei figli mi hanno fatto comprendere che purtroppo questi ragazzi pagano duramente, forse non tanto nella vita di relazione, ma nella loro crescita psicologica, questa situazione. Paolo Borsellino tornerà a Marsala solo il 4 luglio 1992, in occasione del saluto ufficiale previsto in procura per il suo trasferimento. Fu un saluto triste, per carità, lui ha ricordato di come si era sentito voluto bene in questo tribunale, in questa procura, come era stato apprezzato dai suoi giovani colleghi. Si era chiuso, si era indurito Paolo in quei giorni, molto indurito. Pochi giorni dopo accade anche qualcosa di insolito, di cui sono testimoni proprio due sostituti procuratori di Marsala. Mentre stavamo parlando, Paolo aveva la scrivania che dava le spalle alla finestra. Lui si alza dalla scrivania, quindi passa attorno alla scrivania e si va a sedere su un divanetto che c'era lì vicino. Si distende con un'espressione stanca e senza preavviso, come dire, parlavamo d'altro, dice questa frase: non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire. Per la prima volta dalla strage di Capaci e dall'inizio della sua corsa contro il tempo, Paolo Borsellino sembra fare riferimento diretto a qualcuno che non gioca pulito, a un tradimento. Su quella frase, come su altre, però, non si è ancora fatta davvero chiarezza. L'unica certezza è che Borsellino è stato già messo al corrente del fatto che apparati dello Stato stavano provando ad aprire un dialogo con emissari di Cosa Nostra. Ma c'è un episodio ancora più inquietante che sconvolge il giudice. Lo racconta il pentito Gaspare Mutolo, che ha cominciato a parlare con Borsellino in alcuni incontri segreti organizzati a Roma. Gaspare Mutolo svela a Paolo Borsellino per la prima volta la storia di servitori dello Stato che sono infedeli e che trattano, fanno affari con la mafia e che con la mafia hanno un ruolo di complicità. Durante l'interrogatorio del 1 luglio 1992, Borsellino si allontana per andare al Viminale a conoscere il nuovo ministro degli interni, Nicola Mancino. È in quelle ore che succede qualcosa che turba il magistrato. Gaspare Mutolo racconta che lui torna ed è sconvolto e accende 3 sigarette contemporaneamente, avendone già 2 accese sul portacenere. Tutto fa pensare che Borsellino abbia scoperto qualcosa di sconcertante.
Quella sera, tornato a Palermo, Borsellino confida alla moglie Agnese: ho visto la mafia in diretta. E io credo che a un certo punto lui si sia reso conto di qualcosa che l'ha veramente sgomentato. E cioè che nella strage di Capaci non vi erano soltanto gli interessi della mafia, ma c'erano interessi convergenti di entità superiori. Da una parte l'aveva annotato nell'agenda rossa e dall'altro si riservava di dirle magistrato della Procura di Caltanissetta. Credo anche che forse fu anche per un senso di protezione nei nostri confronti che lui tenne per sé quello che aveva capito. Perché condividere quello che aveva capito significava esporre noi ai suoi stessi rischi. E forse quello fu il suo errore. Il 13 luglio il ROS di Palermo comunica ai vertici della procura e delle forze dell'ordine che è segnalato da fonti attendibili l'arrivo in città di un carico di esplosivo. Nella lista dei possibili obiettivi c'è anche Paolo Borsellino. Mi disse: ma cosa te ne pare? Hanno detto che è arrivato l'esplosivo anche per me. E i miei amici, quelli che si dichiarano miei amici ma non lo sono, mi dicono che dovrei abbandonare, ma come potrei deludere tante persone oneste che credono in me? E quindi mi comunicò che sarebbe arrestato. Giorni cruciali di Paolo Borsellino, stretto tra l'inquietudine per quello che scopre e la fretta per il tempo che gli sfugge di mano. Lui mi disse: sai Diego, quando tu hai un funerale, tu non solo piangi perché è venuta meno una persona a te cara, ma anche perché hai la consapevolezza che la tua fine è più vicina. Io ci rimasi. Questa è una frase che non dimenticherò mai per tutta la vita. Era evidente, in quel contesto, che era solo una questione di tempo. Da qui la sua fretta, l'angoscia progressiva di Paolo Borsellino. Più capiva, più era angosciato. E credo che sia per questo motivo che Paolo Borsellino a un certo punto disse a sua moglie Agnese, come Agnese ha testimoniato: sarà la mafia a uccidermi, ma quando altri decideranno che devo essere ucciso. La mafia uccide di nuovo a Palermo, dopo Falcone un altro magistrato, Paolo Borsellino, che è stato assassinato sotto la casa della madre, in via D'Amelio. Con lui sono morti anche 5 dei 6 agenti di scorta. Restano a capire alcune cose inquietanti, perché in una conversazione segreta intercettata tra il collaboratore di giustizia Di Matteo, a cui rapirono il figlio Giuseppe e la moglie, si parla di infiltrati esterni a Cosa Nostra in quella straccia. Resta da capire chi fu l'artificiere
della strage. Resta da capire chi fu, chi era quella persona che non apparteneva a Cosa Nostra, che Spatuzza disse essere presente a sorvegliare le operazioni di caricamento dell'esplosivo. Resta da capire come sia possibile che pochi minuti dopo l'esplosione di Viale Emilio qualcuno abbia avuto la lucidità di prelevare l'agenda rossa e di farla sparire. Evidentemente quell'agenda rossa era ritenuta estremamente pericolosa perché forse c'era la chiave di lettura di quello che c'è a dire la strage. Poche ore dopo la strage, il tribunale di Palermo accoglie le bare delle vittime di Via D'Amelio. La città è stordita, come se non avesse messo in conto un'altra tragedia. Non così presto. L'ultimo saluto a Paolo Borsellino si celebra pochi giorni dopo in forma privata, come hanno voluto i familiari. Ma è il giorno dei funerali degli agenti di scorta, il 21 luglio 1992, che i cittadini palermitani fanno esplodere il loro dolore e la loro rabbia. Io sono ottimista, poiché vedo che verso Cosa Nostra i giovani, siciliani e non, hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti, avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta.